oggi faremo una cosa molto buona, faremo i cinnamon rolls. È una ricetta svedese che praticamente sono delle girelle alla cannella, molto semplicemente. E sono molto facili da fare e non hanno bisogno di troppi ingredienti, che ora vi dico. Allora, ci serviranno 550 g di farina più 2 cucchiai di zucchero, un pizzico di sale, 19 g di lievito fresco. Se non volete quello fresco potete usare 6 g di lievito in polvere, di birra, mi raccomando, quello mastro fornaio per esempio, 120 g di acqua, 120 g di latte, 50 g di burro. Questo per la, diciamo, l'impasto. Poi ci serviranno 100 g di zucchero di canna più 10 g di cannella e in più 20 g di burro. Questo qua è per, diciamo, il ripieno. Poi per la grassa ci serviranno 2 cucchiai di acqua e 3-4 cucchiai di zucchero a velo. Questi qua sono tutti gli ingredienti. E ora possiamo iniziare. Amalgamiamo bene tutti gli ingredienti secchi. A questo punto prendiamo il lievito, lo sbricioliamo bene. Questo lo mettiamo da parte, prendiamo un'altra ciotola e mettiamo insieme l'acqua, il latte e il burro fuso che si è intiepidito nel mentre. Amalgamiamo bene insieme questi ingredienti e versiamo tutti gli ingredienti liquidi negli ingredienti secchi e poi iniziamo ad amalgamare. Quando poi verrà un impasto abbastanza solido, ci spostiamo nella spianatoia. Mettiamo tutto qua e amalgamiamo bene. Ok, dopo aver ottenuto una pallotta del genere, la rimettiamo nella ciotola di prima e la lasciamo lì a riposare circa una mezz'oretta, 45 minuti. La copriamo con un canovaccio e la lasciamo in un posto caldo, diciamo sui 20-22 gradi. Se la vostra casa è troppo fredda potete metterla in forno, forno spento ma con la luce accesa, che così fa un, diciamo, un po' di calore. Quindi questa qua la lasciamo riposare. Ok, ecco qua la nostra palla ben lievitata. Ora la togliamo dalla ciotola. Mettiamo un po' di farina per non farla attaccare alla spianatoia. E ora con un mattarello la facciamo, la stendiamo. E deve essere abbastanza grande questo rettangolo. Ed ecco qua il nostro rettangolone. Dobbiamo spennellare il nostro impasto con il burro sciolto. E ora prendiamo il mix di cannella con zucchero di canna. Mescoliamo e semplicemente ci buttiamo sopra così questo, diciamo, ripieno. Pian piano arrotoliamo la pasta su se stessa in questo modo. E la parte questa la lasciamo sotto così si sigilla. E ora tagliamo il nostro rotolone. Lo tagliamo prima a metà e poi la metà della metà e poi l'altra metà della metà. E abbiamo queste quattro cose. Prima ne prendiamo uno. Intanto guardate già com'è l'interno così. Prendiamo questo e facciamo più o meno delle cose così, più o meno, e tagliamo. E
ne sono venuti 18. Ora prendiamo una teglia. Io ho questa qua quadrata, in realtà servirebbe rettangolare, ma io non ce l'ho rettangolare, quindi uso questa quadrata. Prendiamo il burro di prima e la imburriamo. Ci mettiamo zucchero e cannella dentro e poi come con la farina facciamo così. E ora ci mettiamo le nostre girelline, le mettiamo così, non troppo attaccate, le mettiamo così perché poi dovranno ancora lievitare. Allora ho messo queste qua qui e ora rimettiamo il canovaccio e le facciamo lievitare per un'ora e un quarto. Vedete quando poi sono raddoppiate di volume. Ok, i nostri cinnamon rolls hanno lievitato, guardate quanto hanno lievitato, e ora li mettiamo in forno a 180 gradi, forno preriscaldato per 30-35 minuti. Comunque fate sempre attenzione alla cottura, come vi dico sempre. Poi quando saranno pronti li tiriamo fuori e faremo la glassa. Ok, eccoli qua i nostri cinnamon rolls, sono appena usciti dal forno, infatti sono ancora un po' caldini, non proprio appena, tipo 10 minuti fa, sono ancora un po' caldi. Allora questi qua li mettiamo da parte perché facciamo la glassa. Allora qua ho 2 cucchiai d'acqua e 4 cucchiai di zucchero a velo. Iniziamo a mettere poca poca acqua alla volta, così, e mischiamo. Mettiamo altra acqua, così, direi che così questa consistenza va benissimo. Prendiamo i nostri cinnamon roll, prendiamo un cucchiaino e facciamo così sulle nostre girelle, ed eccoli qua con la glassa sopra. Ora prendo un coltello, ne tagliamo via uno perché così lo assaggio, anche se è ancora un po' caldo. Guardate qua dietro, ho preso tutto. Ah, che buono, è molto caldo, quindi in realtà mi devo sbrigare. Allora lo apriamo, guardate. E ora l'assaggio. C'è proprio un po' di essere in Svezia in questo momento. Ora con le mani tutte appiccicose vi dico che sono veramente buoni, dovete assolutamente rifarli perché sono divini. Avevo comprato quelli dell'IKEA ma non mi erano assolutamente piaciuti, non riuscivo a farli cuocere, era una cosa molto strana, e quindi ho voluto provarli a fare a casa, sono decisamente più buoni. Spero che questa ricettina vi sia piaciuta, fatemi sapere cosa ne pensate sotto nei commenti, mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e mettete un mi piace se vi è piaciuto il video. Noi ci vediamo la prossima settimana con uno nuovo e niente, grazie, ciao!